Ciao ragazzi! Ciao! Oggi altra recensione tecnologica, perché ci sono arrivati questi tre pacchetti da Chewy, che è un'azienda specializzata in laptop, tablet, telefoni, insomma cose tecnologiche. E dobbiamo scoprire che cos'è che ci hanno mandato, perché come vedete sono ancora chiusi. Sì. Cosa potrà essere, Alissa? Non lo so. Vediamo, da quale vogliamo partire? Allora, ce n'è uno piccolino qui, uno medio e uno grande. Quello piccolo. Quello piccolo, ok. Magari ci dà un indizio. Ah, giusto. Allora. Prima bustina. Che cos'è? È una penna per un tablet. Allora c'è un tablet. Chi lo sa, beh, qualcosa su cui si userà la penna. Ah, tra l'altro è della Wacom, che è un'azienda specializzata in tavolette grafiche, penne grafiche. Perciò è anche buona. E c'è scritto Hi Pen. Cioè, saluta, ciao penna. La vediamo? Sì, dai. Le punte di ricambio. È molto leggera, perciò si dovrebbe maneggiare bene. Bella, già mi piace perché non è di quelle che hanno quel cerchietto sulla punta, ma di quelle che proprio sembrano una vera matita, una vera penna. Ok, chissà se hai ragione e è davvero l'indizio per un tablet. Medio? Apriamo. Ma come lo stai aprendo? Ah, ok. Si sta entrando dentro. Allora, prima di prendere il pacco vero... Perché c'è un pacco finto? Cos'è? Questo. Ma dei tasti adesivi, ma ce lo dobbiamo creare noi. Ok, vediamo un po'. Ma no, non è un tablet. Come? Secondo me non è un tablet. È una custodia per un tablet. È una tastiera! Per il tablet! Per un tablet, effettivamente. E guarda, ah, vedi? Perché magari se tu vuoi metterti la tastiera all'americana, all'italiana, insomma, perché ognuno ha, diciamo, ci sono vari modi di avere le tastiere. Se tu vuoi cambiarti l'ordine dei tasti, te li puoi attaccare. L'adoro! Guarda, una tastierina! Beh, ma forse è per il tuo tablet, non lo so. Allora apriamo questo, dai! È l'ultimo pacco. Ed è gigante. Cosa c'è? Un pacco gigante. Finora abbiamo trovato tastiera, penna e cosa ci sarà qui? Ok, una prima scatolina. Qui c'è il cavetto per ricaricare. E ricaricare cosa? Questo! Ok, non c'è altro. Si sfila da lì. Wow! Non ci credo. Un tablet! Avevi ragione, è un tablet! E si chiama iPad Pro, ma hi, scritto come ciao! Wow, beh, buone le caratteristiche! Una batteria che dura tutto il giorno, c'è scritto! Una super GPU e uno schermo da 10.8 pollici! Vai Alissa, a te l'onore di togliere la copertura! ASMR. Ok. Wow. Ma che bello, guarda che cornice sottile che ha, così è tutto schermo praticamente. Wow. Sentiamolo un po'. Ma è leggerissimo. Sì, è sentilo. Super, è super leggero. Vediamolo dietro. Wow. Oh, che bello. Ovviamente ora lo dobbiamo tutto impostare, però si è già acceso. Ok, questo è un tablet Android, perché tu adesso hai uno Apple, però su quello non ci sono tutte le app, alcune app sono solo per Android, perciò ci serviva effettivamente un tablet anche con Android. Va bene ragazzi, adesso noi lo impostiamo perché dobbiamo creare il nostro profilo e dopo lo proveremo. Allora ragazzi, ci vediamo tra poco. Eccoci ragazzi, ci abbiamo messo pochissimo e guardate, è già carico! Che bello, ce l'hanno dato già carico così lo possiamo già provare. Allora, visto che abbiamo avuto anche la penna, io direi di provarlo subito con qualcosa di artistico. Sì. Ibis Paint X, scommetto. Sì. Installiamolo
E poi ho in mente una piccola challenge divertente. Quale? Adesso vedrai. Come sempre, noi non vi faremo una recensione tecnica, perché per quelle trovate già altri 1000 video. Noi faremo una recensione alla Silvia e Alissa, perciò divertendoci e provandolo realmente con le cose che noi usiamo con il tablet. Sì. Così almeno lo vediamo subito se fa il caso nostro e magari anche se fa il caso vostro. Allora, Ibis Paint X è un programma di disegno, grafica, no? Ok. Intanto comunque vedo che la penna funziona molto bene. Non l'abbiamo neanche messa in carica e credo che non vada neanche messa in carica perché non ha nessun buchino per metterla in carica. Come ti trovi? Benissimo. Bene? Bella. E poi questa si può usare anche per muovere i personaggi di Toca World? È vero. Ok, Alissa, ma invece di farti fare questi scarabocchi, adesso ti faccio vedere che cosa ti volevo far fare. È una cosa che in realtà avevo pensato già da un po'. Apriamo Google e facciamo una semplice ricerca. Completa il gatto. La salviamo e la importiamo appunto su Ibis Paint X. Ok ragazzi, siete pronti per vedere questa challenge? Allora, lo scopo è completare il gatto. Mi sembra molto semplice, è un gatto, è sì. Basta, manca soltanto un pezzettino del corpo, che ci vuole a finirlo? Devi completare un gatto normale, un normalissimo gatto. Ok? Sì, normale. Vediamo come sono fatti i gatti. Insegniamo ai bambini a disegnare i gatti. Allora, i gatti, come vedete, hanno una testa, le orecchie. Poi che altro hanno, Alissa? Ok. Che strana forma. Che cos'è questa cosa? Ma... ma che è? Il corpo fatto così? Sì. Ma è una vasca da bagno? È un gatto... è un gatto vasca da bagno? Ma... sì. Ma... scusa... e poi che altro ha? E pure il rubinetto? Certo. Ma aspetta, la paperella. Come la paperella? Ma ragazzi, ma che è sta cosa? Ma poi che è paperella? Non ha neanche il becco, ha un nasone. Scusa, siamo sicuri che questa sia una paperella? Sì, questa è una paperella. Vabbè, ecco, adesso che gliel'hai colorato il becco, forse sembra un po' più paperella, una paperella nera. Oh, che carina! Tu da piccola facevi il bagno con quelle paperelle? Dentro una vasca da gatto? Vabbè, allora ragazzi, ok, questa è la versione del gatto di Alissa. Non me li ricordavo fatti proprio così i gatti, eh? Comunque adesso vi faccio vedere io come si fanno i gatti. Ma forse... ah, ho capito, è la penna che forse è rotta e fa disegnare i gatti strani. Aspetta che la scaldiamo. Sai che le cose nuove bisogna un po' scaldarle. Grazie mille. Allora, adesso vi faccio vedere il gatto. È semplicissimo. Così. Sì. Ali, mi sa che non me l'hai scaldata bene. Non è venuto bene. Fammela meglio. Ok. Così. E così è giusto. Sono fatti così i gatti, no? Mi pare che abbiano un po' di questo, poi un po' di questo e poi questo per terminare sotto, no? Così. Ma questo è un panino, non è un gatto. Come un panino? È un panigatto. No, scusa, è un hot cat. Scusa, esistono gli hot dog, non possono esistere gli hot cat. Allora, votate se secondo voi i gatti sono fatti così oppure così. Vabbè, dai, comunque questa era soltanto una scusa per vedere se funzionava la penna. E direi che funziona. Sì. Nuova giornata e oggi Alissa è al lavoro. Ecco qua l'ufficio di Baby Alissa. Guardate, con i suoi biglietti da visita. Oh, scusa, ti sto disturbando per caso? Sì. Ma stai scrivendo una mail di lavoro importante? Certo! Vediamo un po' cosa sta scrivendo. Gentile pizzeria, vorrei una pizza con salame, funghi, cipolla e basta? No, adesso vado avanti. Ah, vediamo che altro aggiunge. Pisellini, ma tutto sulla stessa pizza o sono varie pizze? No, tutto sulla stessa. Cioè, tutto sulla stessa pizza? Ma questo è il tuo lavoro? Sì. Ah, ok. Aspetta! Guardate com'è veloce a scrivere, ma come ti trovi con questa tastiera?
Molto bene. Però scusa, io ho il computer, tu hai l'altro tablet, quello vecchio. Quindi questo, secondo me, non ti serve a te. Sai a chi serve? A Gilberto. Beh, guardalo, è qui, gli serviva proprio un nuovo tablet. Quindi, secondo me, adesso dovremmo scaricare qualche app per Gilberto. Vediamo un po' cosa troviamo. Ecco qua, Gilberto, abbiamo scaricato delle app proprio per te, guarda. Family Gorilla Simulator e anche My Talking Gorilla. Ma io voglio vedere il Family Gorilla Simulator, perché questo è un gioco che nelle recensioni c'era scritto che aveva una super mega grafica bella. E allora voglio vedere se questo tablet è in grado di supportare anche un gioco con una grafica, diciamo, bella e anche fluida. Ora qua ci spiega come muovere il nostro gorilla. Wow, beh, io direi che va molto veloce. Vai, vai a prendere le banane, a 31 metri ci sono le banane. Gilberto, arrivano le banane. Ma il sedere ci fa vedere. No, Alissa, non inquadrarglielo apposta, dai. Le banane. Se le mangia. Sì. Comunque guarda, non scatta per niente, eh. No. Per ora sta superando questo test. Ha sete però, guarda, guarda, gli manca l'acqua, vai a cercare dell'acqua. Alissa, sta per morire di sete, corri. Ecco l'acqua. Ecco l'acqua, vai, vai, vai. Vai. Tuffati. Come fai a berla? Non lo so. Eccolo. No, è morto. No, ma dai, era arrivato. È morto mentre beveva. Ma dai, Alissa, l'hai fatto morire di sete. Ma Gilberto ci rimane male. Gilberto si è arrabbiato perché è morta la scimmia. Ha ragione, però, scusa, eh. È così che ci si prende cura delle scimmie. Lui adesso è spaventato, pensa che farei lo stesso anche con lui. No, Gilberto, vieni con me. Via da quella brutta. Ma vediamo un po' quest'app del Talking Gorilla. Che cute. Carino, ma dai, questo gli assomiglia però. Sì, sì, dai, un po' ci assomiglia. I colori sono simili. Che cosa fa? Cosa? No, ma cosa vuole essere votato? No, prima dobbiamo vedere se ci piaci. Ah, lui ripete, è vero quello che dico. Rivedendo tutto. Facciamolo investire dal treno. No. Ci sono dei giochi anche. Andiamo. Ah, ma lo conosco sto gioco. Era un altro. Ti ricordi? Sì. Vai. Comunque, Alissa, mi piace che ti sei apparecchiata all'ufficio per fare quella che lavora e poi gioca. Ma si fa così? Certo. Ma guarda che ti licenziano. Ma che... Guarda che così si lavora, guarda. Con la scimmia. Attenta al treno, ma veramente così si fa investire dai treni. Attenta Alissa, guarda che Gilberto ci rimane male se uccidi anche questa scimmia qui, eh. No, no, tranquillo. Mi raccomando, prendi tutte le monete. Ah, è questo il tuo lavoro, è così che guadagni soldi tu. Sì. Ah, così. Oh, ah, puoi saltare, meno male. Vai, vai. Sì, però mi sto centrale, Gilberto. Vai lì, ti sta dicendo dove devi andare. Vola. Vola. Hai perso. Non hai visto niente, Gilberto? Guardalo. Comunque, Alissa, questo video è per la recensione del tablet, non delle app. Cerchiamo il nostro canale, dai. Così proviamo questa tastiera, mi piace un sacco. Guarda, usciamo subito. Eccoci qua. Sì, beh, allora, se il tablet fa vedere il nostro canale, allora vuol dire che va bene. Vediamo se lo carica velocemente un video. Aprine uno. Eccoci, sì. Si è aperto subito. Mamma mia, come eri piccola. Gli ecci molto, tu te li ricordi? Sì. Le uova che si schiudevano. Ah, ma questi erano i fuori onda. Sì, siccome io sono cigliare. Sei anche matta. Va bene, allora, bene. I video si caricano bene, va veloce. Ho scaricato anche quest'app per avere un diario virtuale, poi lo puoi personalizzare con la tua impronta digitale, così nessuno potrà leggere i tuoi segreti e in più non avrai neanche il problema di dimenticare la password come fai sempre, perché il dito non te lo puoi dimenticare. E ora possiamo dire quello che hai fatto, per esempio, ah, qua puoi scegliere dei testi veloci, no? Mettiamo qua, ok. Lo rimettiamo così e vediamo come ti sei sentita. Matta.
Scegliamo la card. Mettiamo questa. E puoi salvare. Ah, anche lo stile puoi scegliere. Più grande o più gigante, piccolo. Più. Così. Possiamo scegliere anche il font. Così, così. Viola, alba. Fragoline. Ok. Oh, e questa è la tua prima pagina di diario. Poi la salviamo. E adesso se tu vai su questo giorno, vedi quello che tu hai fatto, vedi? E vedi, oggi abbiamo giocato a disegnare il corpo al gatto sull'immagine. E hai anche l'immagine che te lo ricorda. Ti piace questa app? Sì. E puoi avere tutto quanto dentro questo tablet. Questo tablet è bellissimo. Ti è piaciuto? Sì, molto molto molto. E allora dobbiamo chiedere a Gilberto se ogni tanto te lo presta. Mi sa che ogni tanto comunque lo userò anch'io per lavoro, perché questa tastierina è troppo comoda, diventa praticamente un computer. Proviamo la fotocamera del tablet. Aspetta, eh. Ah, guarda, te l'ha salvata. E poi credo che comunque la puoi anche qui personalizzare, puoi mettere lo stile, lo puoi scrivere. Va bene, allora io adesso provo anche questo simulatore di cani, ma anche il cane rosa. Dai, mi prendo un piccolo Shiba. Vediamo com'è questo simulatore di cane. Oh, ciao! Ottieni punti distruggendo la casa, ma... Sì! Non è un bel simulatore di cane, io volevo un cane da coccolare, no, un cane che rompe i vasi! Oh, eccola! Rotto tutto. Cioè, simulatore di cane distruttore. Ho solo un minuto. Cosa vuoi fare? Cibo, ma doveva distruggere. Ah, gli dai punti anche se mangia. Ma mi spieghi perché questi qui hanno tutti questi vasi in casa? Ma che ci devono fare? Perché sanno che al loro cane gli piace rompere i vasi e quindi... Sì. Gliel'hanno messi apposta. Ma perché c'è un pezzo di... Ok. Mordi il sedere a questa. Vai, mordigli il sedere. No, lo fa davvero. No, lo sta facendo davvero, non ci credo. Ma che strano, lei non reagisce assolutamente. Alissa, questo gioco è bruttissimo, dalle immagini sembrava troppo carino. Ma hai letto le recensioni? No. Avevo visto solo l'immagine in copertina e c'era questo cane super carino, invece è un cane che distrugge. Ma il cane assassino. Lasciamo perdere i cani che distruggono e giochiamo a questo, Cricetolandia. Ma cosa? Dai, così puoi usare anche la penna. Gli devi far arrivare il cibo. Sì. Carino, questo mi piace. Oh, questo sì. Oh, bello, bello, bello. Che bello. Ok, già comincia forse a diventare più difficile. No. Ah, no. Io farei così e basta. Brava. Che carino questo gioco. Guardala, non vuole seguire quello che dice il gioco, lo vuole fare come dice lei. Sì. E ha funzionato lo stesso. Che carino questo criceto. Vai. Ma lui si mangia le caramelle, non Ma sono degli snack apposta per criceti, hanno soltanto la forma delle caramelle. Guarda, 4.800 soldi. Ma sai che mi sa che poi puoi arredargli la casetta man mano che guadagni punti? Guarda, anche i vestiti! Vediamo. Che bello! Che carino! Hai trovato Basil! Qui puoi mettere l'arredamento. Allora, qui. Hai soltanto... Andiamo qua. Gacha. Oh, carino Sky. Comunque questo è un bel gioco, non è come quello del cane. E poi abbiamo tutto il Play Store a disposizione. E quindi adesso abbiamo ancora più scelta di app da scaricare per giocare e anche per fare video. Alissa, ci sono troppe app che dobbiamo provare. Guarda questo! Va bene, adesso ne scegliamo qualcuna per i prossimi video, perché ci piace fare le recensioni delle app. Però ricordati che questo è il tablet di Gilberto, perciò non devono mancare app a tema scimmie e comunque che piacciono a lui. Ma non esiste un gioco tipo Toca World ma con le scimmie? Scimmia World? Gilberto World! Lo dobbiamo fare noi! Dobbiamo creare la nostra Gilberto World. Sì.
l'app di Gilbert. Bene, visto che qui puoi disegnare, perché non crei tu tutti i personaggi, gli sfondi, le case? Creare tua... le app. Daniel sa creare le app. Allora, tu le disegni e Daniel le programma. Sì. E io ci gioco. Ti piace questo piano? No, anche tu dovrai fare la tua parte. Devo fare la mia parte. E vabbè, io do le idee e poi... Tu mi aiuti a disegnare. Dai, vabbè, ti aiuto a disegnare. E io coloro. Ok. Ah, brava. Io disegno e tu colori, perché a me non piace colorare. Mi piace di più disegnare. A me di più colorare. Ah, siamo a posto allora, vai. Fare fatto. Bene ragazzi, questa è stata una prima occhiata a questo iPad Pro. La cosa più bella è questa cover magnetica, perché per toglierlo basta fare così. Vi metto in descrizione tutte le caratteristiche tecniche, il sito web, dove trovarlo, dove comprarlo, perché ora non ve lo dico a voce perché altrimenti dovreste prendere carta e penna e segnarvelo, però vi metto tutti i link in descrizione. Mi raccomando, dovete cliccare su altro sotto il video e appariranno tutte le scritte con tutti i link e tutte le info. Però ragazzi, per oggi questa recensione è finita. Lascio Alissa qui a giocare e a trovare nuove app da provare. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ed eccola che si cambia lo sfondo. Ovviamente ho già personalizzato gli sfondi. Questo anguria, così. Bello. Invece... accendi. Ah, che bello! L'orsetto mangia anguria. Sì. Giusto per far capire di chi è il tablet. Sì.